Capitolo numero 7. L'era post-americana. I dati delle economie emergenti che finora abbiamo esposto, seppur in maniera estremamente sintetica e riduttiva, mostrano come gli scenari di sviluppo economico siano estremamente complessi, come i dati statistici e le informazioni non possano essere lette in una maniera univoca e come tutti gli sviluppi delle economie mondiali siano interconnesse e prevedano a caduta altri sviluppi. Detto questo, la nostra economia deve comprendere i dati, deve saper leggere gli scenari complessi per poter comprendere come relazionarsi con alcuni paesi e per poter comprendere quale direzione la propria economia e i propri servizi devono prendere, quale posizione nelle economie mondiali. Negli ultimi 500 anni si sono verificati tre cambiamenti fondamentali nella distribuzione del potere che hanno rimodellato completamente lo scenario politico, economico e culturale. L'ascesa del mondo occidentale, l'ascesa degli Stati Uniti, l'ascesa degli altri paesi. Negli ultimi decenni in molti paesi si sono registrati tassi di crescita economica che un tempo sarebbero stati inconcepibili e che sono andati oltre le attese. Nel 2006 e nel 2007 124 paesi sono cresciuti ad un tasso annuo pari o superiore al 4%. Tra questi, più di 30 stati africani, i due terzi dell'intero continente. L'edificio più alto al mondo si trova a Taipei e verrà superato presto da un altro a Dubai. L'uomo più ricco del mondo è un messicano, la maggiore società quotata in borsa è cinese, Londra sta diventando il principale centro finanziario del mondo, gli Emirati Arabi Uniti sono patria dei fondi di investimento più redditizi. Le maggiori fabbriche si trovano in Cina. La più grande raffineria è in costruzione attualmente in India. Il più grande casinò a Macao, che ha superato Las Vegas anche sul piano degli introiti per gioco d'azzardo, e la più grande ruota panoramica del mondo si trova a Singapore. La più grande industria cinematografica è oggi l'Indiana Bollywood, non più Hollywood. Nelle immagini alcuni dei film che hanno decretato il successo di Bollywood. Dei primi 10 centri commerciali al mondo, solo uno si trova negli Stati Uniti, il più grande è a Pechino, è quello che vediamo nell'immagine. La percentuale di persone che vive con un dollaro o meno al giorno è crollata dal 40% del 1981 al 185% del 2004 e dovrebbe scendere del 12% nel 2015. L'ascesa degli altri fa sì che i poveri vengano lentamente assorbiti all'interno dell'economia in continuo sviluppo. Da sola, la crescita della Cina ha fatto uscire dalla miseria più di 400 milioni di persone. Nella slide alcune fonti per poter approfondire i dati e le informazioni presentate, seppur in maniera sintetica.